Trasparenza e conoscenza. Su questi due principi si baserà il rilancio della nuova Team tutta pubblica, che sarà guidata da nuovi organi amministrativi. La municipalizzata, addetta allo smaltimento dei rifiuti urbani del Comune di Teramo, si è trasformata in una società in house e, come sottolinea il sindaco Gian Guido D'Alberto, a totale servizio dei cittadini e non più della politica. La trasparenza passa per la conoscenza e soprattutto per la conoscenza delle persone che sono state chiamate a gestire questo compito così importante. Il momento epocale, si risolve il problema definitivo, definitivamente si risolve il problema del futuro di Team, della prospettiva di Team, e si deve aprire una strada diversa che restituisca la Team ai cittadini teramani, una società che dovrà essere gestita al servizio dei cittadini e non più della politica o dei politici, come è stato per tanti anni, e ne hanno pagato le conseguenze i cittadini teramani. Una nuova Teramo Ambiente amministrata da un nuovo CDA al cui vertice c'è il commercialista Sergio Saccomandi e un collegio sindacale presieduto da Giovanni Mattucci. Non dimentichiamo che la Teramo ha un background di 20 anni di attività, quindi non stiamo parlando di un qualcosa che va iniziato, un qualcosa che potrebbe essere affinato anche per le condizioni che purtroppo la pandemia ci ha dettato. Resta nel collegio sindacale Ivan Di Cesare, professionista di grande esperienza che ha contribuito a traghettare in questi mesi la Team dall'assetto pubblico-privato a quello esclusivamente in-house. Avere una Team tutta pubblica conviene ai cittadini teramani? Sicuramente sì, anche perché insomma, l'esperienza passata ci ha insegnato che solo con un intervento del pubblico sano, ovviamente occorre una politica sana, non una politica che interviene a gamba tesa sulle scelte gestionali, la Team può ritrovare quello slancio per comunque erogare un servizio adeguato, migliore di quello degli anni passati, ma soprattutto con una Team tutta pubblica si è sicuri che tutti gli utili che comunque la società potrà produrre potranno e dovranno essere reinvestiti nella società e quindi non dati sotto forma di giusto dividendo a un privato che interviene nella società. Quindi già solo da questo si capisce la convenienza di una Team tutta pubblica.